Da gennaio, in oltre 220 comuni italiani, attraverso le farmacie verranno distribuite 480.000 confezioni di pillole di movimento che contengono coupon gratuiti per scegliere tra 1.000 e 200 attività sportive e motorie promosse in tutta Italia. Anna Maria Cremonini. Strano quello che sta succedendo, no? In questo mondo negli ultimi mesi. E si vede che la gente non ne può più, si vede che la gente si è molto incattivita. Uscire da casa propria è il primo risultato, uscire da casa propria è far circolare delle endorfine ancora di più. L'invito, più che mai necessario in questi tempi che stiamo vivendo, ad alzarsi dal divano, a scoprire o riscoprire che l'attività fisica previene, fa bene alla salute e all'umore, arriva da Lodo Guenzi dello Stato Sociale, testimonial del progetto Pillole di Movimento di WISP, Unione Italiana Sport per Tutti. In questa scatolina che troviamo in farmacia c'è un bugiardino speciale, coupon per frequentare gratuitamente per un mese piscine e palestre. Progetto nato a Bologna nel 2011, realizzato grazie a una rete con house e farmacie, diventato ora nazionale con il contributo del Dipartimento per lo Sport e che coinvolgerà 235 comuni italiani e 370 associazioni e società sportive. Questo progetto vuole mettere in moto l'intero paese attraverso lo strumento di pillole di movimento, anche attraverso la gratuità per sostenere proprio anche le famiglie e i cittadini e le cittadine di ogni età.